presentazione ufficiale per il coordinamento provinciale del nuovo centrodestra, una tappa di avvicinamento sia per le elezioni del comune di Macerata e soprattutto per il grande appuntamento per le regionali. Sempre al centro nell'area moderata con una classe dirigente nuova radicata sul territorio. Lanciamo le sfide di rinnovamento a tutti, a destra e a sinistra, e ci sono forti involuzioni di chi si richiude nel conservatorismo. Noi vogliamo novità a Macerata con un'area alternativa che aggreghi rispetto, naturalmente dobbiamo costruire alternativa al PD e finora tutto questo non si è visto, e con un'area alternativa a livello regionale dove però anche lì serve il rinnovamento, perché il PD ha detto no a Spacca, però non so se si sta rinnovando. Da quest'altra parte, se uno vuole essere alternativo a un PD che ha avuto una lunga gestione del potere che non si rinnova, occorre assolutamente trovare una novità, quindi dialogo con tutti, però puntiamo su rinnovamento alternativo. Quella presentata a Macerata è la squadra del coordinamento provinciale del nuovo centrodestra in provincia, un gruppo nuovo, giovane, composto anche da amministratori esperti, espressione di tutti i comuni e di tutto il territorio. L'ho voluta fortemente questa squadra perché credo che il famosissimo motto renziano che bisognasse rottamare tutto e tutti sia completamente sbagliato. Cioè un partito giovane per me è giovane nelle idee, nei movimenti, nelle decisioni. I personaggi che interpretano questo movimento assolutamente devono essere d'esperienza. Cioè io non ho la presunzione di mettermi a guidare questa nave con questi appuntamenti così importanti senza fare a meno di amministratori, sindaci, assessori che tutti i giorni hanno un contatto quotidiano con i cittadini, con le loro problematiche e con le eventuali soluzioni da adottare. Il fine settimana scorso, ho già detto prima, è stato un fine settimana intenso, mi ha fatto piacere che tutti i sindaci a partire da Sarnano, Tolentino, Montefano, insomma hanno dato la loro adesione. Civitanova mi ha fatto un immenso piacere ripartire da Sergio Marzetti con una squadra nuova che vede come vice Maica Gabellieri e Antonio Nortesani.